Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche se non sono Metal Gear Solid. Oggi parleremo del reveal bomba di Elden Ring durante la cerimonia di apertura del Summer Game Fest e anche delle prime recensioni di Laboratorio di Videogiochi che chiariscono molti dei dubbi che erano stati sollevati durante i trailer di presentazione. Ma non solo! Prima di iniziare come al solito vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, Instagram in particolare. Poi, se volete proprio essere dei real poracci, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD. Yes! Partiamo con qualche notizia al volo e facciamo un bel riassunto di tutti gli annunci bomba che sono stati fatti durante la cerimonia di apertura del Summer Game Fest. Perché sì, sono state due ore interminabili fatte di FPS multiplayer e giochi a tema zombie, ma qualcosa di interessante è uscito fuori, dai! E a proposito, grazie mille di essere passati in live. È stato veramente un onore seguire la conferenza insieme con tutti i poracci e si replica questo sabato, cioè domani, con la conferenza Ubisoft, l'Ubisoft Forward. Non mancate! La conferenza si è aperta con il rumoreggiato spin-off di Borderlands, ovvero Wonderlands. Si tratterà di un looter shooter, genere in cui Gearbox non teme rivali, dall'ambientazione fantasy che riprenderà quanto già visto in un DLC del secondo episodio della saga principale. Il protagonista sarà Tiny Tina, nome che probabilmente ai fan di Borderlands suonerà familiare. Io purtroppo non sono così esperto e l'annuncio mi ha lasciato un po' freddino. Comunque, il gioco è previsto per un generico 2022. Molto più coinvolgente, almeno per me, è stata l'anteprima mondiale di Metal Slug Tactics, rivisitazione a griglia del classico arcade targato SNK. Non pensavo che lo avrei mai detto, ma il gioco sembra sposarsi benissimo con le dinamiche di un tattico a turni e non vedo l'ora di poter provare questo gioiellino. Altro che Fire Emblem e Final Fantasy Tactics! Purtroppo il gioco per ora è previsto solo su Steam e PC, ma spero di vederlo annunciato prima o poi per Switch, o chissà, magari per Steampal. È stato anche il turno di Hideo Kojima, che senza troppe sorprese ha presentato la versione next gen di Death Stranding. Non si tratterà di una patch gratuita come accade spesso per i titoli che fanno il salto generazionale, ma di una vera e propria Director's Cut, un po' come accadeva ai tempi di Metal Gear Solid 2 Substance e Metal Gear Solid 3 Subsistence. Non si sa ancora molto di questa nuova edizione, ma il trailer di presentazione è stato semplicemente geniale, e se ci sono fan di Metal Gear Solid che ancora non l'hanno visto, il consiglio è di recuperarlo al più presto. In molti ci hanno voluto vedere una conferma del remake di Metal Gear Solid 1, per me invece è la classica trollata alla Kojima che si diverte a giocare con le aspettative dei giocatori, andandoli a colpire proprio sui nervi scoperti. Un'ennesima dimostrazione di stile, per me promossa a pieni voti. La serata poi è proseguita tra qualche alto e parecchi bassi, ma in generale sono sicuro che tutti i tipi di giocatori avranno trovato almeno un annuncio potenzialmente interessante. Vuoi Jurassic World Evolution 2, Monster Hunter Stories 2 o Tales of Arise, Planet of Lana? Ce n'è stato per tutti i gusti, nonostante un ritmo generale a dir poco soporifero. La vera bomba però è arrivata in chiusura con l'attesissimo gameplay reveal di Elden Ring, la nuova produzione targata From Software e George R.R. Martin. Senza scendere troppo nel dettaglio, il consiglio comunque è quello di recuperare il trailer, cerchiamo di razionalizzare quanto è stato mostrato. Sono stati due anni lunghissimi per chi aspettava con ansia e trepidazione maggiori informazioni sulla nuova opera di Hidetaka Miyazaki e George Martin. Le indiscrezioni che si sono succedute nei mesi, insieme a dei brevi leak, si sono confermate veritiere e il gameplay di ieri ha dato validità a delle suggestioni estremamente interessanti. From Software sembra aver abbandonato l'impostazione classica dei Souls per confezionare un titolo dal sapore molto più ampio, che probabilmente sfocerà in un open world puro, o comunque in un level design che si discosta di parecchio da quanto ci hanno abituato i vari Dark Souls, Bloodborne e Sekiro.
La possibilità di andare a cavallo assumerà un'importanza centrale all'interno dell'economia del gameplay e i destrieri saranno molto più di semplici mezzi di trasporto, ma sembrano essere stati integrati sia attivamente nell'esplorazione, consentendo al giocatore di scalare montagne con enormi balzi, che nel combattimento, un combat system che appare come una risultante di tutte le precedenti esperienze in casa From Software, integrando però un maggiore dinamismo dettato dalla nuova libertà di movimento. A livello di art style ci troviamo di fronte a una vera e propria bomba atomica. Finalmente un gioco che, pur attingendo dall'immaginario strabusato della mitologia norrena, riesce a conferire un'identità forte sia agli ambienti che alle creature demoniache, staccandosi di netto dalla marea di produzioni fatte con lo stampino che ormai hanno invaso il mercato. In questo ancora una volta la firma del team di Miyazaki è inconfondibile. Quel poco che è stato mostrato di Elden Ring è un orrore raccapricciante, tutto nuovo, eppure tremendamente familiare. Il vero banco di prova si avrà con la storia e la struttura narrativa, e qui sarà il caso di capire quanto l'influenza di George Martin si sarà fatta sentire nell'economia del racconto. Le frasi udibili durante il trailer evocano un immaginario molto affascinante e criptico che riesce a incuriosire nella sua indecifrabilità. Staremo a vedere se Elden Ring continuerà ad affidarsi alla lore, quella narrazione silente che è il vero marchio di fabbrica di From Software, oppure si adotterà uno stile più esplicito e classico. L'unico neo, se vogliamo, è quello di trovarci di fronte a una produzione cross-generazionale che nell'impatto grafico risente pesantemente di questi travagliati anni di sviluppo. Il design e l'art style mascherano senza problemi una realizzazione tecnica non all'ultimo grido, ma è difficile tornare indietro ai tempi di Dark Souls 3 e Sekiro dopo aver giocato a un capolavoro visivo come il remake di Demon's Souls su PS5. L'impatto grafico non è mai stato il punto forte delle produzioni From Software, è vero, ma secondo me questo è l'unico elemento che stona in un gameplay reveal che altrimenti è promosso a pieni voti, e la data di uscita è rassicurante. Non manca poi così tanto, non si tratta del 2021, ma il 21 gennaio 2022 è dietro l'angolo. Speriamo solo che Elden Ring non subisca ulteriori rimandi. Ma poracci, non dimentichiamoci che è uscito anche il laboratorio di videogiochi, il particolare esperimento di Nintendo che promette di introdurre giocatori di qualsiasi età al mondo della programmazione. Le prime recensioni parlano di un prodotto convincente, ma che ha qualche difetto. Scopriamo se vale la pena comprare questo maker. Laboratorio di videogiochi è esattamente quello che i primi trailer ci hanno mostrato. Una sorta di guida introduttiva alla programmazione applicata al game design. Il gioco si divide in due sezioni principali, le lezioni e la programmazione libera. A quanto pare le lezioni sono di eccellente fattura e riescono a introdurre con semplicità ed efficacia anche concetti astratti, rendendoli alla portata di tutti. L'utilizzo dei Nodon è di facile comprensione, grazie anche a una user interface che rimanda con facilità a tutto quello che è stato appreso in precedenza, e finché dura, la fase di apprendimento è incredibilmente riuscita. Il problema che hanno messo in evidenza molti recensori è che una volta finito il tutorial si ha la sensazione che molti nodon avanzati e concetti utili per approcciarsi al game design in modo funzionale non vengono assolutamente spiegati e ci si sente persi nella complessità della programmazione libera. C'è una sorta di enciclopedia che raccoglie tutti i nodon e le loro funzioni, ma appunto non tutti sono introdotti e non ci sono esempi pratici per cogliere al volo il loro utilizzo. Il che porta al secondo problema del laboratorio di videogiochi, una scarsa possibilità di personalizzazione. Siamo anni luce distanti da un engine malleabile come quello di Dreams. In laboratorio tutto rimane ancorato ai preset offerti dal maker. Non c'è infatti nessun editor dei modelli, al massimo si possono combinare insieme delle geometrie basilari, e lo stesso vale anche per gli asset disponibili. All'infuori di un limitatissimo editor delle texture, le possibilità di personalizzare l'aspetto della propria creazione si limitano a pochi mondi nodon e la possibilità di cambiare l'illuminazione. Insomma, l'idea di base c'è e funziona molto bene, i limiti arrivano quando si cerca di andare a fondo. Prima perché i tutorial si fermano troppo presto, non fornendo tutte le conoscenze necessarie per approcciarsi a creazioni complesse, e poi in seguito perché le possibilità di personalizzare la propria visione sono estremamente limitate. Nonostante questo, i soliti problemi di condivisione che legano le creazioni degli utenti a dei codici, Laboratorio di videogiochi rimane un esperimento affascinante che vorrei tanto provare. Credo però che aspetterò una versione fisica, se mai uscirà.
E voi, poracci, che idea vi siete fatti di questo titolo? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo video, ma soprattutto per avermi fatto compagnia ieri in live. Vi ricordo che il prossimo appuntamento non è lunedì, ma è fissato per domani. Nella settimana delle 3 non c'è neanche un giorno per riposarsi. Quindi ci vediamo presto. Io sono il Poro Elden, Michele Ring, ciao!